Finisce 0-0 il match del Mancini tra Castelfidardo e Vasto Girardi ed è un punto che permette ai padroni di casa di interrompere la striscia negativa di risultati. Partita poverissima di emozioni, di spunti tecnici, dominata da intensità e tattica a discapito del gioco. Il Castelfidardo doveva tornare a fare punti, ha pensato principalmente a compattarsi dietro e non correre rischi. Gli uomini di Manoni hanno però palesato in attacco i soliti limiti di questa stagione. Il Vasto Girardi ha tenuto il suo portiere praticamente inoperoso, ad eccezione dell'occasionissima di Veraconi nel finale, affidandosi in attacco all'estero dell'ottimo Guida, l'unico a regalare agli ospiti guizzi di pericolosità. Castello al via senza Bracciatelli e Marcelli, ma con il recupero di Cardinali. Lo squalificato tecnico Manoni si sistema in tribuna. All'undicesimo Vasto Girardi che si presenta con una conclusione di Guida deviata in corner da De Maglia. Gara che scorre via senza emozioni, anche se gli ospiti si fanno preferire in fase di costruzione di gioco. 25esimo, bella punizione di Alagia, con palla che accarezza la traversa. 29esimo, si vede anche il Castello, sugli sviluppi di un angolo, tiro di Morganti che non inquadra lo specchio della porta. Tutto qui il primo tempo noioso e molto tattico, il cui epilogo non può che essere lo 0-0 di partenza. Ripresa al secondo, Castello vicino alla rete. Corner e colpo di testa di Gega, respinto in affanno dal portiere di Stasio. Insistono i locali che sono più aggressivi e propositivi nel secondo tempo. Al 14esimo però pezzo di bravura di Guida, aggancio strepitoso, bravo De Maglia in uscita a sbarrargli la strada. Match che con il passare dei minuti si spegne, subentra la paura di perdere le due squadre e nemmeno i cambi mutano la fisionomia della gara. Al 35esimo però Braconi si divora l'unica vera palla gol della partita, esaltando i riflessi dell'ottimo Di Stasio che neutralizza i tre tentativi dell'attaccante locale. Il Castelfidardo finisce con Gega, difensore centrale, a fare la prima punta. Nel finale la gara non si sblocca e termina con un giusto 0-0, risultato che permette al Vasto Girardi di rimanere a più 3 sul Castelfidardo.